Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video, in un altro video della Colors, video spesuccia da panorama. Sono rientrata orora da questa spesuccia e visto che ci sono delle cosine interessanti che ho preso, ho pensato di farci il videuzzo. So che a voi fa sempre piacere fare vedere video spesa. E quindi bando alle ciance, luce un pochino sparaflesciata, è una luce fredda, mi sta quasi accecando, adesso la allontano un pochino, perché sono le 16:40, ma fuori è quasi notte. Purtroppo l'unico svantaggio, l'unica cosa brutta del periodo autunnale è che le giornate irrimediabilmente si accorciano. Comunque, bando alle ciance, partiamo e vediamoci un po' questa spesuccia che ho fatto. La spesuccia è una spesuccia da 38,54 38,54 euro. Vado ovviamente random, vi dicevo, la spesa da panorama, da Pam Panorama. Allora, sono seduta ovviamente perché lo sapete che non gliela posso fare. E partiamo. Allora, continuo la mano, non vi dirò magari i prezzi proprio di tutto, ma vediamo un attimo. Allora, ho preso 3 litri di latte, questo è il latte, quello che trovo, è completamente italiano, dura più giorni, è quello microfiltrato, questo è quello parzialmente scremato e viene 89 centesimi. Voi sapete che io, si chiama Corradini, si chiama, insomma, lo produce Mr. Corradini. È della Parmalat comunque, eccolo qua, se vi può interessare, e ne ho presi 3 litri perché rispetto, diciamo, al prezzo, la qualità è ottima e viene 89 centesimi. Scusate, ma io devo controllare, ok, qui non ci interessa per adesso, e vi dicevo appunto 3 litri di questo latte. Poi ho preso un mix di quelli, insomma, sono andata a fare la spesa che non sono riuscita nemmeno a pranzare oggi e quindi mi sono presa questo mix esotico a 99 centesimi, sapete quelli che stanno negli stand, perché sto a guardare là? Devo guardare qua, vabbè, sono un po' stanca, scusate, a 99 centesimi, questo contiene banana, zucchero, olio di cocco, papaya, ananas, miele, aroma naturale di banana e basta, questo è. Sì, esatto, può contenere tracce di frutta, non ci interessa. Buonissimo come snack, quando non riesco appunto a pranzare, mi gratifica moltissimo. Poi c'era del cotto in offerta, c'è un reparto di fresco, diciamo, questo panorama che ha dell'affettato buonissimo, e ho preso il gran biscotto, c'era il gran biscotto in offerta, ne ho presi un paio d'etti, perché non manca mai. Era in offerta a 1,99 letto. Ok, poi mi sono data, adesso tiro su così, ho deciso di fare il pane a casa, non è che sia la prima volta, non è la prima volta che io faccio il pane a mano, pane fatto a casa, vabbè, e non è la prima volta, insomma, l'ho già fatto in passato, ho avuto anche una macchina del pane molto sfigatella, per cui l'abbiamo proprio data via, gettata perché non valeva niente, presa con i punti al supermercato 6 secoli fa. E mi era passata un pochino la voglia di impastare, di fare, però avendo la planetaria, avendo il bimbi, insomma, non faccio più fatica con le mani, con i polsi, e quindi mi è venuta voglia. Allora ho preso la farina del Molino Spadoni, pane per fare il pane, non mi scappa là oggi, per fare il pane al farro e grano saraceno con farina integrale. Qui dice che è speciale per macchine da pane e per impasti fatti a mano, ma ovviamente, insomma, io lo farò con la planetaria, adesso vediamo un attimo. Bisogna aggiungere solo acqua e olio. Chi di voi l'ha già provata questa? Perché mi intriga molto. E comunque c'è anche tutta la spiegazione, quindi anche per me che sono abbastanza ciompetta, mi interessa perché questa ha farina integrale, germe di grano e semi di lino e sono molto 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 curiosa. Dice, facci sapere pure quanto è costata questa. Allora, 1,89, no, 2,19, scusatemi perché ne ho presa anche un'altra, 2,19, ma in offerta
con il 15% di sconto, quindi 2,19 meno 33 centesimi. Brava, bravissima, esce tutta la polvere. Ciao! La mia studentessa oggi ha preso un bellissimo voto a storia. Ho preso 6,5 all'integrazione di storia. Che per la sua professoressa è un votone. Cioè pure i capelli sparaflesciati, peggio di quelli di mamma. Devo andare in palestra, no? C'hai ragione. Ma tu avresti finito così i compiti? Erano pochissimi, erano pure facili. Sicuro? L'apparecchio come va? Brava, ok. Abbiamo messo anche quello sopra adesso. E adesso quando finisco di fare il video ti faccio il tè, ci facciamo il tè, la tisana. Accosta mamma la porta. Poi ho voluto prendere, ma questa me l'avete già vista presentare in un altro video, sempre della Molino Spadoni, la farina integrale di grano tenero. Ho praticamente sostituito completamente la farina, quella bianca, la 00, con quella integrale. E ci sto facendo di tutto. I dolci vengono buonissimi, ci faccio la pizza, ecco ieri sera per esempio ho fatto la pizza, è venuta, credetemi, buonissima, buonissima, tant'è vero che ne ho mangiata un pochino anch'io, nonostante insomma stia cercando di stare un pochino a regime, me la sono mangiata con le zucchine, quindi non aveva mozzarella, se vuol dire, neanche la vita. Vabbè, questa invece viene 1,89, che video sconclusionato! Perché c'ho la testa un po' sconclusionata stasera, diciamo la verità. Poi ho ripreso l'orzo solubile a marchio Pan Panorama, questo è quello che utilizza Viviana la mattina nel latte, e questo quanto ci è costato? 1,24 euro per, ed è 100% italiano, soprattutto per 120 grammi. Ma già non si vede una cippa lippa. Beh, che ve la porto, ve lo dico io. Fidatevi da Colors, che non ve dà le fregature. Poi, pastina da brodo, da minestrina, perché adesso è cominciato il freddo, o comunque le temperature qui in Roma e zone limitrofe a Roma hanno rinfrescato parecchio, e quindi ricominciamo a fare minestre di legumi, di verdure, brodo di carne, brodo vegetale, eccetera, eccetera. E quindi ho preso del marchio Pan Panorama i vitaloni rigati, che è un formato che mi piace soprattutto per fare le minestre di legumi, a me piace tantissimo, e questa stava, mi sembra, 59? Oddio, non mi ricordo. Pasta, 49 centesimi. Quindi abbiamo preso i ditaloni rigati, il formato più piccolo, i ditalini rigati, e poi i semini, che qui chiama semi di cicoria. Eccoli qua, i semini. Forse se mi avvicino... No, sparaflescia un bel po', beh, comunque li riuscite a vedere. Mi dispiace per la luce, ma cari amiche e cari amici, non ci posso fare niente. Poi, sempre riguardo le farine, per quello che riguarda le farine, oggi mi sono data al Molino Spadoni, perché devo dire che questo marchio, questo brand, si può dire brand? Boh, non so, comunque la Molino Spadoni fa farine di tutti i tipi e di tutte le varietà, eccetera, eccetera. E ho preso il preparato per pane alla segale con farina macinata a pietra, impasta e cuoci. Eccola qui. Questa mi ha intrigato molto perché qui dice: aggiungi solo lievito di birra, olio extravergine di oliva e acqua. E voglio provare perché io adoro il pane alla segale. E volevo provare, qui ci dà tutta quanta anche qui ci sono tutte le spiegazioni per poterlo fare, magari lo faremo in diretta, non lo so ragazzi, ho una voglia, ragazzi, ho una voglia di fare ricette, ma veramente ho tanta voglia di farle, cercherò di farle nel fine settimana, qualora mi sarà possibile. Qui abbiamo ricominciato pure le gare di Riccardo. Vabbè, altro discorso. Poi cosa ho preso? Del Molino Rossetto, che è un altro marchio che mi piace tantissimo ed ha farine di qualsiasi tipo per qualsiasi tipo di preparazione, ho voluto prendere, sempre in funzione del fatto che farò il pane, il lievito madre integrale essiccato. Eccolo qui. Lui. Questo qui. Non vi ho detto quanto veniva questa alla segole? Ma certo. 1,59 per 500 grammi di quantità di peso. Il lievito madre, qui c'è scritto, per fare il pane integrale, versare su una superficie piana la farina,
mescolata la bustina di malto e al sale, aggiungere la busta di lievito madre integrale, l'acqua e l'olio, impastare il tutto, lavorarlo con le mani per 5-10 minuti, eccetera, eccetera, per quanto riguarda il pane integrale. Io ve la do la ricettina, chi è? Chi se la vuole stampare e chi la vuole, insomma, chi se la vuole copiare e niente, proveremo con questo lievito madre. Non ho mai fatto il pane con il lievito madre. Lievito madre 2,49 euro e all'interno ce ne sono tre buste da 35 grammi. Poi il maritozzo, perché ci siamo incontrati al supermercato col maritozzo, siamo andati a far cambiare la batteria alla macchina, quella incidentata, lasciamo stare, e pure la batteria, vabbè, e, perché era molto, stava andando, e allora ci siamo poi al ritorno, siamo andati con due macchine ovviamente, ci siamo incontrati da questo panorama e lui ovviamente si è preso i suoi sfizietti salati, perché lui è goloso di cose salate, e ha preso della ditta I Campi del Sole i taralli con peperoncino, che sono in assoluto i suoi preferiti, e questi credo che siano come si dice, che siano prodotti proprio in Puglia, vediamo un po', sì, Putignano Bari, ecco qui, ha preso due confezioni di questi taralli che sono costati 50 centesimi cada uno, ebbene sì, ma contengono olio di palma, il maritozzo se l'è voluto prendere lo stesso, sono problemi suoi. Poi ho preso lo zucchero integrale di canna della Muscovado, ecosolidale, e in un pacco, diciamo, sono in confezioni da 500 grammi, questo è quello nero e rimane tutto compatto, ha un aroma incredibile. Ho completamente levato, diciamo, tolto dalla nostra alimentazione lo zucchero bianco. Ho deciso di utilizzare solo ed esclusivamente zucchero integrale di canna, non semplicemente zucchero di canna, perché mi è stato detto che quello che non è integrale di canna non ha nessuna differenza rispetto a quello bianco, e quindi preferisco utilizzare questo integrale di canna. Questo viene 2 euro, allora... 2,50 euro per mezzo chilo, e sono riuscita a convincere anche i ragazzi a fare questa cosa, diciamo a sostituire, e anche nei dolci utilizzo non proprio questo, ma adesso ve lo faccio vedere, non c'entra nulla con la spesa, però visto che siamo in discorso, lo sapete che poi io salto di palo in frasca. Allora, per fare i dolci utilizzo questo della Dulcita. Zucchero sempre integrale di canna, d'agricoltura biologica, questo è d'agricoltura biologica, mentre questo no, no, questo qui, oh sì, vediamo un po', no, questo no, e questo invece sì, e, vedete, eccolo qui, questo rimane, pur essendo integrale, un pochino più, come possiamo dire, più granuloso, ecco, meno appiccicoso rispetto a questo, ed è anche un pochino più chiaro, e quindi questo lo utilizziamo per dolcificare, e questo che si sgrana meglio, ecco, diciamo così, lo utilizzo per fare i dolci, e vi garantisco che lievitano lo stesso e danno anche un sapore più prezioso, pregiato, non prezioso, pregiato, anche questo è intorno ai 2 euro e qualcosa, forse qualcosina di meno rispetto a questo, ma sempre sopra i 2 euro, non importa, ci sacrifichiamo e... ne serve anche di meno perché dolcifica tantissimo e sono più serena e più tranquilla quando preparo le mie cose ai ragazzi. Poi ho preso le gocciole quelle originali, perché Viviana vuole solo queste, o quelle della Lidl, non ne vuole altre, e queste sono venute, allora, gocciole 2,09 euro per 500 grammi, tanto le mangia solo lei, per cui insomma non ci sono problemi. E poi ho preso uno scatafascio di pasta, vi faccio vedere, ah no, aspettate, ho preso pure queste due cose per Viviana, abbiamo voluta gratificare, perché Renato è andato a prendere la scuola, il maritozzo, e mi ha detto, guarda, oggi ha preso un bel voto a storia, è contentissima perché questa professoressa, diciamo che le incute un po' a timore, poi ha dei voti molto, mette voti molto 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 bassi,
E quindi era felicissimo, ho detto va bene, premiamola. E quindi abbiamo preso i Kinder cereali, no, scusatemi, i Kinder, le barrettine di Kinder cioccolato, eccole qui, 2,35 euro, e ce ne sono 16, eccole qui. E poi i Kinder cereali mini, eccoli qui, quelli piccolini. E dunque il peso è, ora vi dico, contiene 22 pezzi per 118 grammi, presumo, cada uno, credo. E questo è venuto 1,99. Piccole coccole, piccole gratifiche. E poi ho preso una scorta infinita di pasta. Infinita, insomma, abbiamo preso una bella scorta di pasta. Dunque, per quanto riguarda la pasta, abbiamo cambiato un attimo abitudini alimentari, nel senso che non prendo pasta integrale, perché purtroppo in casa mia la pasta integrale non piace, però cerco di prendere quantomeno paste un pochino più di qualità. E devo dire la verità che da Panorama ho trovato il connubio perfetto: pasta di qualità, offerte speciali. E allora aspettiamo che ci siano offerte speciali sulle paste, anche quelle in genere trafilate al bronzo o comunque paste più artigianali, e ne facciamo grande scorta. Questa volta, a questo giro, abbiamo preso questa pasta qui, 100% italiana, grano Armando De Matteis, pastai di Campania, 100% italiana. È in questa carta, sembra come la carta paglia di una volta. Dunque, vi dico, viene prodotta... Dove sta scritto? Allora, aspettate un secondo... L'ho letta prima di venire qui, non è la prima volta che la prendiamo e devo dire che ci piace tantissimo. Comunque guardate, è pasta campana, adesso non mi ricordo nello specifico dove la fanno, comunque eccola qui, se vi interessa è questa, ed è una pasta eccezionale. Considerate che a prezzo pieno viene un euro, vediamo un attimo... €1,39 mi sembra, qui mi hanno messo direttamente il prezzo scontato, 1,39 euro, l'abbiamo trovata a 50 centesimi, che insomma mi sembra abbastanza vantaggiosa. E abbiamo preso questo formato qui, che sono qui lo chiama treccia, ed è quel formato di pasta un pochino arrotolata. Voi non avete idea, a parte che ci mette un bel po' a cuocere, 11 minuti di cottura, ma rimane bella callosa, dura, acchiappa bene il sugo. Per esempio a me piacciono tantissimo anche il formato delle farfalle, ma non so se, diciamo, sulle paste un pochino più commerciali, queste farfalle da dure diventano poi tutte spappolate, perdono le ali, fanno proprio schifo. Invece di questi formati più particolari, di questi formati, diciamo, di queste ditte, insomma, che producono in maniera un pochino più artigianale, le farfalle sono secondo me il banco di prova della qualità della pasta. Rimangono così dall'inizio alla fine, ve le mangiate che sono ancora intere, non si spezzano. Abbiamo preso dei tortiglioni, ne abbiamo presa un bel po' di pasta, non vi sto neanche a dire quanto, saranno 4-5 kg di pasta, no, di più. Abbiamo preso 6 kg di pasta più o meno abbiamo preso. Poi abbiamo preso le penne, guardate che formato di penne gigantesco, guardate rispetto al mio dito, sono gigantesche, mamma mia che buona questa pasta. E poi abbiamo preso delle pennettine, adesso non vi sto a dire le quantità, quelle più piccoline, che qui chiamo appunto pennetta. Poi abbiamo preso gli spaghetti alla chitarra, gli spaghetti, eccoli qua. E queste benedette farfalle, che adesso però non le trovo, vediamo un po'. Non le trovo, vabbè, fidatevi sulla parola. Ecco qui, questa è stata la mia spesa. E niente, spero insomma di avervi
fatto venire l'acquolina, di aver stuzzicato la vostra curiosità. E niente, fatemi sapere soprattutto se avete già provato questi tipi di farine, più che altro questi due. Questa per il pane alla segale e questa per il pane di farro e grano saraceno. Sono proprio curiosa, fatemi sapere se sono buone. Cercherò di farlo durante il fine settimana, vediamo un attimo se riesco a organizzarmi e magari o all'interno di un vlog oppure facciamo una video ricetta veloce, non lo so, vediamo un attimo. Qua di veloce, se sapesse l'impalcatura che ho dovuto mettere qua sopra, vabbè. Io vi saluto, spero appunto di non avervi annoiati, video un pochino sconclusionato, ma ci tenevo a mostrarvi queste cosine perché mi sembra una spesa abbastanza interessante, perlomeno per i miei gusti. E vi saluto, vi mando il mio bacio super stramega galattico, e vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre se e qualora vorrete. Ciao!